Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Marco Azzurro in questo nuovo video di carriera. Oggi andremo a concludere il calciomercato. Abbiamo le ultime 10 ore di mercato, ma prima di iniziare con questo video vi chiedo come sempre un'iscrizione a questo canale, che è il mio primo canale, ma anche al secondo, dove parlo di cinema e serie TV. Se vi interessa ci sono i link sotto. Oggi abbiamo, come detto, le ultime 10 ore. Nello scorso episodio facciamo un piccolo recap della cronologia trasferimenti che abbiamo effettuato, perché il nostro club ha acquistato Miles Robinson dall'Atalanta United per 3 milioni di euro. Abbiamo acquistato poi dal Werder Bremen Josh Sargent per 8 milioni di euro, forse un acquisto un po' spropositato, forse una somma esagerata per un giocatore del genere, ma sono andato alla cieca e quindi ho speso questi soldi. E poi abbiamo preso un difensore più esperto, che è Ike Opara, per 5 milioni. Abbiamo ceduto Ibiga, abbiamo ceduto Rocha. Benissimo, abbiamo ancora ben 17 milioni. Chiaramente non li spenderemo tutti, anzi me ne voglio tenere un bel po' per quanto riguarda il calciomercato di gennaio. Oggi dobbiamo prendere almeno un terzino sinistro e forse anche un secondo attaccante. Allora, per quanto riguarda il terzino sinistro, un bel profilo che avevo individuato era Marcos Lopez, il peruviano del San José Earthquakes. Niente di che come statistiche, sinceramente. C'è anche Lundqvist dall'Austin Dynamo. C'è comunque un ottimo Ali Adnan per quanto riguarda la fascia sinistra che potremmo optare, ragazzi. Non lo so, Ali Adnan è un nome da considerare. Ragazzi, c'è poi il bellissimo nome di George Bello, 18enne dell'Atalanta United. Quindi significherebbe andare a fare un secondo colpo dall'Atalanta United. Si potrebbe anche fare. C'è Hollingshead, se vogliamo prendere un giocatore un poco più avanti con gli anni. C'è Marco Farfan dall'LFC, ragazzi. Se indecisione costante, io direi di provare tranquillamente per Ali Adnan, l'iracheno. Proviamo dal Vancouver per vedere un po' se riusciamo a prenderlo. Dovrebbe costare sui 6 milioni e mezzo, anzi costa né più né meno di 6 milioni e mezzo. Dato che il giocatore costa 6 milioni e mezzo, andiamo con 6 milioni secchi, che il Vancouver accetta tranquillamente. Benissimo, benissimo, l'abbiamo pagato mezzo milione in meno. E a questo punto andiamo a chiudere anche il contratto di Ali Adnan. Ci stiamo mettendo davvero una bella pezza sulla fascia sinistra prendendo lui, perché è un terzino molto molto completo. Se ci fate caso, ha delle statistiche in verde su tutte le fasi, a livello atletico, a livello difensivo e anche a livello offensivo, se proprio vogliamo. Quindi è un giocatore veramente che ci mette una pezza importante sulla nostra fascia sinistra. Vuole anche un ruolo cruciale e ci sta tantissimo, perché sarebbe uno dei giocatori più forti della rosa. Per quel che l'abbiamo pagato, veramente ragazzi, bel colpo, forse uno dei colpi più ingegnosi fatti in questa carriera. E gli andiamo a dare un bel 10.000 dollari di stipendio, che lui accetta. Benissimo, preso anche Ali Adnan. Come vedete nelle statistiche, ha un 74 di velocità, un 75 complessivo di dribbling e un 81 complessivo di fisico. È un terzino veramente completissimo, uno dei migliori colpi che potevamo fare. Ci avviciniamo alla fine di questo calciomercato, adesso mi terrò le ultime 4 ore per provare a prendere una prima punta, così vediamo di chiudere in bellezza. Ragazzi, per 3 milioni e 4 Damir Krejlač del Real Salt Lake sembra essere il giocatore ideale per noi. Qui indicativamente ci mostra che ha una buonissima forza e una grande resistenza. Avendo preso Sargent, che è un giocatore molto veloce e tecnico, andare su Krejlač potrebbe essere molto buono. Questo è un giocatore talmente fisico che, come vedete, tra i ruoli ha anche CDC e COC, quindi può fare anche quei ruoli lì, perché è appunto un giocatore grossissimo, ragazzi. È un gigante, cioè veramente enorme, 186 kg per 78 kg. Proverei ad andare su di lui, ci costerà quasi 5 milioni, ma penso che sui 3 milioni e mezzo ce la potremmo cavare. Provo con 3 milioni e 3 per Damir Krejlač. 5 milioni ci chiede il Salt Lake. Troppo, veramente troppo. 5, loro insistono, ragazzi, insistono continuamente. No, vogliono solo 5 milioni. Questo risulterà essere un acquisto faticoso. Andiamo sui 4 milioni e 3. 4 milioni e 6, dai, stanno scendendo un poco loro. Questo ci va a favore. 4 milioni e mezzo e non se ne parli più, per favore. E loro decidono di chiudere qui la trattativa. Benissimo.
Andiamo a trattare adesso il contratto. Alla fine non rimarrò con i soldi che volevo, perché questo colpo ci viene a costare 4 milioni e mezzo, quindi ci rimarranno solamente 6-7 milioni per il mercato di gennaio. Però bene o male, con qualche altra cessione a gennaio potremmo apparare, come si dice dalle mie parti, a 10 milioni per la prossima finestra. Non era quello che volevano, ma accettano. Ultimo colpo fatto, arriva anche Krejlač. Ecco qua tutti e 5 i colpi che siamo andati a fare: due attaccanti, un terzino e due difensori, esattamente i ruoli che questa squadra aveva bisogno di rimpolpare, calcolando che siamo stati fortunati ad avere Mitrica nei giocatori in prestito, quindi poter richiamare lui è stato un forte vantaggio. E adesso abbiamo anche Krejlač, che è un 73 di overall, come mi aspettavo io. La squadra è anche abbastanza profonda, ha anche un suo senso. Abbiamo poi Sense, la difesa, come detto, c'è un giocatore giovane come Robinson affiancato da Opara. Abbiamo Tinderholm sulla fascia destra, che già c'era, e abbiamo preso un grandissimo colpo molto intelligente, che è stato Ali Adnan. Eccoci qui ragazzi, c'è finalmente a schermo la grafica della MLS. Intanto mi stanno arrivando vari secondi e varie offerte per giocatori e cose che sarebbero dovute avvenire durante il mercato. Fa niente. E ragazzi, voglio andare a vedere subito il calendario che abbiamo, perché settimana prossima abbiamo il primo match di MLS. Tra l'altro bellissima la grafica dell'MLS, veramente spettacolare. Io non capisco quando ci voglia per la FIFA a trovare un accordo anche con la Serie A e dare una bella grafica anche al campionato italiano. Intanto in America quasi sono fatte delle grafiche fighissime. Primo campionato contro i Columbus Crew di Zardes. Eccoci qua, queste sono le divise con cui giocheremo all'Arena del Centenario contro il Columbus Crew. Noi ci vediamo direttamente in campo per il match d'esordio in MLS. Sono davvero felice e vediamo come se la cavano i nostri. Eccoci qui nello stadio dei Columbus Crew, e inizierà adesso Columbus New York City, prima partita di MLS per noi, e siamo carichissimi. Attenzione subito al Columbus Crew ragazzi, e Pedro Santos ci purga subito dopo 5 minuti e mezzo. Clamoroso, abbiamo dormito i primi 5 minuti, non so come me l'hanno rubato, guardate qua, proprio in questo momento me l'hanno tolto la palla, inserimento e gol. Attenzione, tanto spazio qui dall'altro lato per il tiro e il gol di Jesus Medina. Dai! Il primo gol del New York City con noi in panchina è di Jesus Medina, quindi il primo gol di questa carriera. Dai, bellissima giocata qui con il primo assist anche di Morales. Qui la palla era un poco sfuggita alla vista di Medina, poi per fortuna ci ha messo una pezza e ha concluso incrociando. Bene, dai, l'importante è anche che al 20° l'abbiamo subito pareggiata, perché questa gara rischiava di mettersi davvero male. Sens sale palla al piede, c'è cioè il movimento di Sargent, si è mosso Morales alle spalle dei difensori e poi la porta è vuota e troviamo il 2-1 con Keaton. Qui c'era stata la deviazione, la porta era vuota e Keaton l'ha buttata dentro facilmente, ma primo squillo della coppia Morales-Sargent, con Josh Sargent che aveva trovato un bel filtrante, ma il gol è di Keaton. Attenzione ai Columbus che adesso attaccano e pareggiano con Zela Ryan al minuto 44, quindi proprio a scadere del primo tempo. Vabbè, classico momentum della CPU. Vabbè, Mitrita prova a scattare sulla fascia sinistra. Ha tanto spazio Mitrita, attenzione che qui si crea veramente un buco dove il rumeno può affondare. Sterza qui, vince anche il contrasto. Si propone dentro Sense. Tacco, bellissimo, Mitrita a giro. La parata di Room. Attenzione adesso al Columbus Crew sulla fascia. Ancora loro, il cross in mezzo. Robinson sfoggia le sue doti atletiche, ma ancora il Columbus Crew che attacca, c'è ancora Robinson che fa una bellissima chiusura. Sense, inserimento di Mitrita che è più veloce del suo marcatore. Mitrita, ancora palla al centro per Sense. Dai giovanotto, ti devi girare, le finte, va dentro, c'è ancora spazio per Morales, ci sono corridori, attenzione, visto Keaton in aria, Keaton per il 3-2 all'85esimo, doppietta di Keaton. Mamma mia ragazzi, ma abbiamo scoperto un gran centrocampista. Io non pensavo che era così, questo ragazzo non me l'aspettavo veramente. Ha un fisico
che in game si sente troppo. Non me l'aspettavo questo centrocampista qui, così fisico, così bravo anche nella conclusione. Ha fatto già doppietta questo, ragazzi. Questa squadra ci sorprende già. A questo punto penso che finirà così. Finisce qui, vinciamo all'esordio in MLS. Sono davvero felice per questo risultato. Esordio nel campionato americano. Un bel 3-2 con una doppietta di un centrocampista che non pensavo fosse così forte in game. Da me è tutto per questo episodio. Vi chiedo come sempre di iscrivervi a questo canale e al secondo canale dove parlo di cinema e serie TV. Importantissimo per me. Siamo già a quota 3 punti dopo una giornata. Questa carriera mi promette bene, cioè mi dà belle sensazioni. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video col nostro New York City FC. Ciao.